perdi. No! No! Ai! Sicuramente vi starete chiedendo cosa ci faccio appoggiata a una pallina da golf gigante. Beh, chiedete a Dominique cosa ci fa seduta su una pallina da golf gigante. Qui è tutto a forma di pallina da golf gigante, tranne il tavolo che è stato tagliato a metà. Questo perché siamo in un campo da minigolf! Dove si gioca a minigolf, ma le palline non sono mini, sono giganti, quindi è tipo maxi golf. Quello che io so è che è il momento di una sfida. Buongiorno ragazzi! Io sono Eric. E io sono Dominique. E che siamo noi di Lo Xenodilico. Insieme. Ok, non preoccupate. Il campo deve essere perfetto per giocare. Sapete che cos'è il golf? Il golf è uno sport, ma anche un gioco. Si gioca sull'erba, anzi su un prato ben pulito. Come questo qui. Lo scopo del gioco è fare buca in meno tentativi possibili. Cioè, devi colpire la pallina usando questa mazza e con un solo colpo provare a metterla dentro la buca. Sì. No, non proprio così. Certo, Dominique. Doveva fermarsi qui. Sì, direi di sì. Beh, non sono certo una campionessa, anzi, non ho mai giocato prima d'ora. Nemmeno io ho giocato prima d'ora, ma credo comunque di essere più bravo di te. Insomma, l'hai fatto uscire dal campo. Ehi, aspetta a parlare, vedremo. Oggi ci sfideremo, io contro Eric. Ci sono ben 9 buche in 9 campi diversi. Chi riuscirà a far entrare 9 palline in meno tentativi possibili? Chi ce la farà? Chi sarà il più bravo? Vince! Ci sono buche più facili, buche più difficili, campi dritti e campi con le montagne. E per la prima volta nella nostra vita giocheremo a golf. Anzi, impareremo a giocare a golf. Voi ragazzi ci avete mai giocato? Fatecelo sapere. Quindi iniziamo. Dammi la mazza. Ecco. Ognuno ha la propria pallina. Inizio io. Ok. Questo è il percorso numero 1. Infatti è semplice. Per iniziare bisogna mettere la pallina nella posizione desiderata tra questi due punti. Quindi io, visto che la buca è là, la metto qua. Al centro? Certo. Poi piedi paralleli, sono pronto. Tu sei sicuro che si faccia così? Hai seguito delle lezioni di golf? No, ma l'ho sentito dire a qualcuno poco fa. Quindi spero che sia giusto. Poi mi metto così. Ti prepari al lancio? Vado. Vediamo. Oh no, chi la ferma? Ma davvero? Non si ferma più. È quasi andata in strada. Beh, era il primo lancio, è normale, capita sempre. E meno male che avevi detto di essere più bravo di me. Visto che la pallina è uscita, si riparte dal punto in cui è uscita. Lei è uscita da qua. Quindi si posiziona lì e si lancia da lì. Oh. Stavolta sei vicino, puoi farcela. No! E invece no, non ce l'hai fatta. Mi raccomando ragazzi, state attenti, perché per vincere bisogna contare quanti lanci fai prima che la pallina entri in buca. Eric ne ha già fatti 2, sta per fare il terzo lancio. E sono 3, buca. Sì, sì. Non esultare così tanto, non è un buon numero. Posiziono la pallina, mi preparo al lancio e vado. Seguiamola. L'ha sfiorata! Ha sfiorato la buca! Secondo lancio? No! Ma non ci credo! Ma davvero? Ah, peccato! Speriamo di riuscirci al terzo. Aspetta, vado! No, non ci credo! 4. 4 tiri, più di me! Brava Dominique, veramente molto brava. Andiamo a segnare il punteggio. Prima buca, Eric 3, Dominique 4. Questo è il secondo percorso. Pallina posizionata. Venuto. Piccolo errore. Hai colpito l'aria? Era solo una prova, un allenamento. Rifacciamo. Questa non vale. Non ho toccato la pallina. Wow. Si è mossa. Ecco. Wow. 2. Sono stato bravo. Visto? Sto già imparando. Dai. Stavolta posso farcela. No, mi sa che neanche questa volta ce la puoi fare. Oppa. Osserviamo da vicino. La palla sta per essere colpita e... Oh, pensavo che giocare a golf fosse un po' più facile. Terzo tiro. Sì! Brava. Sono comunque 3. Brava. Questa pista è strana perché è angolare. C'è una pallina gigante al centro. È tipo una galleria? Dovresti passare lì in mezzo? Ci provo. Ma dove vai?
quella è un'altra pista. Ragazzi, secondo voi chi vincerà? Provate a indovinare. Non fatevi ingannare dal fatto che adesso Eric è in vantaggio. Posso rifarmi? Riparte da lì. No. Già. Perché vai sempre fuori? Perché non so dosare la forza. Ma così sei vicinissimo. Tre. Non è male. Sì, ma hai fatto un percorso terribile, che brutto. Dai, vediamo se riesci a fare buca. Questo è davvero molto difficile. Voglio mettermi un po' più in qua. Così. Oh, oh, è entrato. No! Sì che l'ho visto. C'ero qua. Sì, ma alla fine non hai fatto buca, però ragazzi, è passata da qui! Spostati! Ah, attento, il dito! Oh, questa è facilissima! Sì! Solamente due! Vado in vantaggio? E qui si deve superare questa montagna! C'è una vera e propria montagna al centro della pista! Stai attento, Eric! Devo essere più forte del normale! Vado! Non troppo forte! Wow, è tornata indietro. Però niente male, mi sono comunque avvicinato. Ed è un 2. Vado, e Eric dovresti spostarti da lì. Sì, mi sposto. Lancia pure. Via. Oh, ma dove va? E la pallina se ne va. Se ne va. Oh, è come se se ne va. Se ne va. E si muove ancora. Secondo tentativo per questa buca. Oh. Anche tu in due tentativi. Ma questa qui esattamente a cosa serve? È come la mia mazza, ma è gigantesca. Qui ti spiega come fare buca in un colpo solo. E dice che se sbatte qui nella mazza, torna indietro e fa buca. Quindi tipo così, to. E poi fa buca. Ma non è vero. Ma è impossibile, è difficilissimo. Questa è la buca 5. E non sembra nemmeno così difficile. Mettiamo qui la pallina, contiamo i passi. 1, 2, 3, 4. Perché conti i passi? Per misurare la forza. Vado. E... Oh. Oh. No. Wow, sei vicinissimo. No. Il conteggio dei passi ha funzionato. Vorrei tanto riuscire a fare buca con un lancio solo. Beh, Eric, forse è un sogno. Non so se ci riuscirai mai. Concentrazione e... No! È entrata! Vale? Vale? No, è uscita. Ma dai, Dominic, che l'hai visto pure tu? Ha toccato qui! Sì, ma è uscita. Sono 3 lanci. Ah, ma dai. Allora, devo prepararmi bene e lanciare. Ops, devo farcela. Sì! No! In questa buca mi è andata male. Dominique c'è riuscita con un tentativo in meno. Guarda che sto segnando tutti i punti, eh? 2 io e 3 tu. Palla posizionata. E adesso... Via! Oh no! Lontanissima! No, va a riprendere! Ma stavi cadendo! Mi sono salvato! Qui sei ancora molto lontano, non è così facile. Molto, 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 molto difficile. Vado così. Almeno mi sono avvicinato. Ma che mira hai? Ho sbagliato, ok? Ok ragazzi, penso che nessuno di noi due sia molto bravo a questo gioco. Penso che ci voglia molto esercizio. E adesso riprovo. Oh, dai. Quanto era questo? Il quarto tiro? Sì. O era il quinto? Questo è il quinto. Dai. No! Ragazzi, guardate! Si è fermata proprio a un centimetro! Che fortuna! Beh, stavolta almeno potrai fare buca. Sesto tiro. Wow, 6 tiri. Devo colpire quella mezza palla. Quindi mi metto un po' più in qua. Guardate, ha una strategia, Dominique. E adesso vado. Oh, seguiamo la palla. Veramente l'ha colpita e adesso? Troppo piano. Sì, ok, ma sei vicino. E anche dritta, con un buon tiro potresti anche fare buca. Fammi spazio, bisogno di concentrazione. Okay, così va bene? Sono, posso farcela. Perdi. Sì, hai perso. Eric, tutto ok? Non vale, è tifo sregolare. Tifo sregolare? Vuoi dire sleale? È lo stesso. Ma rimettiamola in campo. Posso farcela? 3 tiri. Ma è davvero difficile questo campo. No, dai, si è allontanato tantissimo. E sono 4. Devo farcela stavolta. No, e dai. Ancora.
Finalmente! Sei tiri, come me! Che fatica! Qui ci sono le ultime tre buche. Settimo campo. Non sembra così difficile questo. Falli! Ha delle piccole cunette, però. Oh. E dai! Sempre fuori. Non ci credo, Dominic, non ci credo. Vai a recuperare la pallina, dai. Ma che... Tutto ok. Oh. Abbiamo appena scoperto che il campo da golf è il posto più pericoloso per Eric. Per tutte le altre persone no, ma per Eric sì, lui cade di continuo. Oh, guarda, guarda dove si è messa la pallina, da sola. Cosa? Wow, questa sì che è bravura, bravo Eric. Bravura nel cadere. Me la riprendo. Mia. Sono uscito più o meno da qua, no? Penso di sì. Secondo. Sei vicinissimo. No. Ma sbagli lo stesso. 3. Ci riuscirà Dominic con un solo tiro oppure no? Ci provo. Vado. Oh. No, ma perché? Ma sempre fuori. Uffa. Sono anche lontana. Proviamo. E 2. Perdi, 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 perdi. No. No. Ai. 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 Ma sei pazza. Fa malissimo. Cosa, ma tu che ci facevi lì sotto? Ma non mi avevi visto. Ah. Sì, ma ero concentrata a giocare a golf. Ai, che sport pericoloso. Oh. Ma non è vero, è uno sport così tranquillo. Ai. Ai. Tu non dovresti stare qui, alzati. Vai, Dominic, fa male. Sì, ci siamo fermati un attimo perché Eric si è infortunato. Ai. Non mi sono infortunato, tu mi hai fatto male. No, continua a dire che tu non dovevi stare lì. Io chiedo una squalifica. Una squalifica? Per te, sì. No, 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 no. Non puoi fare. Per te non puoi metterti con la faccia sul campo. Tu mi hai fatto male solo perché sai che stai perdendo. Tu eri lì per farmi perdere. Tu eri lì per farmi male. Oh, guarda che ti faccio male all'altro occhio. Vai. Ok ragazzi, adesso che Eric si è ripreso continuiamo a giocare. Sì, mi sono ripreso. Qual è la buca adesso? Ma perché tieni l'occhio chiuso? Non posso più aprirlo, fa male. Giochi così? Sì. Qual è la buca? Guarda che è da questa parte l'inizio. È qui. Oh. Qui si inizia, si gira, gira, gira e arrivi fino a lì. Ok, tiro. Mi sa che stavolta questa è la pista più difficile di tutte. Tiro. Ok? Vai. No, no, non l'hai presa, Eric, non l'hai presa. Come no? Ma non ci vedi? No! Vuoi ritirarti? No! Per infortunio? No! Vuoi riprovo. Vincere? Riprovo. Ma no, Eric! Hai preso il campo! È difficile così. Piano. Piano. E sei andato fuori, ma non preoccuparti, fai sempre così. Anche quando avevi due occhi. Quando avevo due occhi. Sei molto distante ancora. Pensavo andassi fuori di nuovo. Due, ce la faccio. No. Ed è fuori. Sei andato in un altro campo. Ok, faccio buca lì. Ma no. Adesso sei vicinissimo. Oh. Ce l'hai fatta. Sì. In 4 tentativi, non sono pochi. Sì, ma con un occhio. Allora, qui ci vuole super concentrazione. Devo sbattere lì, poi lì e poi centrare la buca. Ma non sei capace. Sta a guardare. Oh. Seguiamo la palla. Batte. E adesso? No, c'era quasi. Wow. Ti è fermato sulla freccia. Ho fatto comunque metà campo. Adesso è più difficile. Terzo tiro. Spero di farcela con questo tiro. Oh. Oh, no. Oh. Aspetta. No. Ma dai, ma adesso è facilissimo. Togli questo piede, Eric. Lancio. No, no, no. Davvero. Ho fatto buca con 5 tiri, più di te che sei con un occhio solo. Questo è l'ultimo, l'ultima buca, l'ultimo percorso. E ovviamente Eric va di nuovo fuori. Ci sono andato vicino. Ma però. Che dici? Ma sì, un pochino. Ma non è che lo fa apposta andare sempre fuori, così poi parte da vicino. No. Hai visto che questo percorso ha i buchi? Sì, ho visto. Terzo tentativo. Buca! Ultima buca. Tocca a me per l'ultima volta e spero che sia proprio l'ultimo lancio. Significherebbe fare centro in una volta sola. Dipende tutto da questa pallina. Mi
metto in posizione. Devo riuscire a salire su quello scivolo. Vado. Oh, sale, 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 sale. No, no, marcia indietro. Provo. Sale, 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 sale. No, no, marcia indietro. No, 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 no. L'hai fermata, l'hai fermata. Minimo, minimo. Arrivava qui. Ma no, ma non è vero, è troppo distante. Facciamo da qui. Va bene, ok. Più forte. Oh, aspetta. No! Ragazzi, avete visto? È entrata dal buco ed è uscita da qui per arrivare quasi in buca. E adesso vado. Sono 4. È il momento di contare. Chi ha il numero più alto ha perso. Questi sono quelli di Eric e questi quelli miei. 27, 28, 29. No! Ho perso! 31 a 29. Io ho fatto 31 colpi? E questo significa che ho vinto! Ho vinto! Ho vinto! Ho vinto. Ok, hai vinto. Sì, ma non vantarti troppo, hai vinto solo per 2 punti. Stata fortuna. Dovrò allenarmi di più. Non sono molto brava a questo gioco. D'insieme, d'insieme, d'insieme.